che dopo 25 anni insegna ancora in questo quartiere. Siccome lei ha una voce squillante, l'ho sentita mentre diceva ai bambini: ragazzi, mettete nel quaderno data, nome e cognome. Io quando entrai le dissi: maestra, ma ancora si usa mettere nome e cognome, perché per me è obsoleto, no? E lei mi guardò negli occhi e mi disse: Francesca, almeno devono imparare a firmare. Mi si è gelato il sangue. Lei continua a dirmi: tu Francesca sei stata fortunata perché hai avuto la possibilità di studiare, hai una famiglia alle spalle. Poi mi indica dei ragazzini e mi dice: vedi quelle persone, quei bambini lì, hanno delle grandi potenzialità che non verranno mai valorizzate, perché se arrivano alla licenza media dobbiamo dire grazie. Ma io la posso dire sinceramente, questo è un fallimento delle istituzioni, un fallimento della società, perché delle istituzioni che non riescono a rimuovere degli ostacoli per garantire una vita dignitosa e normale hanno fallito. È un fallimento della politica. E questo io ve lo racconto, no? Perché noi, gente di periferia, ragazzi e ragazze, per noi la vita è veramente molto difficile. A volte la vita ci presenta un conto che è molto salato. Dobbiamo superare un ostacolo dietro l'altro. Non siamo fortunati come i nostri coetanei, che possono avere tutto e subito, che seguono le orme dei genitori. Noi dobbiamo faticare. Però andiamo avanti. Una politica seria dovrebbe rimuovere questi ostacoli. Una politica seria dovrebbe garantire quei diritti che molto spesso ce li fa passare come favori. Non è possibile, non è possibile. E poi vorrei dire anche che le periferie, molto spesso siamo stati abituati a vedere soltanto il lato negativo delle periferie. Le periferie hanno un grande potenzialità. Chi vive nelle periferie sa benissimo che impara la tolleranza, la solidarietà, il senso di comunità che spesso in questa città non si sente. Ma le periferie, io in questi comizi elettorali ho sentito molte volte la parola ricucire. Bisogna ricucire, riorganizzare le periferie. Io sinceramente, da abitante dello Zenno, viene da ridere. Che cosa ricucire? Le periferie vanno abilitate, cioè bisogna dare la parola agli abitanti delle periferie. Perché nelle periferie, le periferie sono i cantieri in cui si forgiano non solo i problemi, ma anche le soluzioni. E poi, poco tempo fa ho letto un libro, e una parte di questo libro si intitolava La menzogna del lieto fine. Purtroppo noi siciliani, palermitani, siamo abituati a pensare che tutto vada bene, a prescindere dal nostro impegno. Non è così, e quindi non ci prendiamo cura della nostra città, non ci curiamo a garantire che a amministrare questa città ci siano delle persone per bene. Ma in realtà la vita non è una favola, non arriva il principe azzurro, i lieto fini vanno costruiti. E concludo che davanti a noi c'è il velodromo, che è intitolato a Paolo Borsellino. E io voglio ricordare Agostino Catalano, come me, era figlio dello Zen. Lui ha dato la vita per i valori della libertà, della democrazia, della giustizia e della libertà. Anche noi l'11 giugno possiamo far rivivere questi valori aprendo la scheda elettorale, votare Movimento 5 Stelle e votare Ugo Forello. L'11 giugno abbiamo la possibilità di cambiare tutto e di costruire un lieto fine. Tocca a noi. Buonasera a tutti. Ciao. Allora, due comunicazioni di servizio. La prima, se c'è qualcuno che ha bisogni particolari, che sta in carrozzella, ci sono dei posti qui davanti, quindi comunicatelo lì dietro. E la seconda è che abbiamo bisogno di rappresentanti di lista, quindi vi chiediamo di darci una mano. Ci sono dei gazebi lì in fondo, se potete il giorno delle elezioni andare a verificare che la democrazia sia rispettata, dateci una mano, date una mano a questo sogno, a questi ragazzi. Noi
Noi, io e Patrizio siamo stati eletti 3 anni fa, nel 2014. Noi lavoravamo assieme sulla stessa scrivania, abbiamo sempre creduto in questo sogno, in questa grande possibilità di cambiamento. E quando nel 2014 io sono stato eletto al Parlamento Europeo, lui è stato eletto come sindaco al Parlamento Bagherese, sindaco di Bagheria, non sapevamo realmente che cosa avremmo avuto di fronte. Io gli dicevo, lui ha 28 anni, si è messo contro, ha deciso di metterci la faccia in una realtà che più o meno corrisponde a quella che è la Mafiopoli di Peppino Impastato, una città devastata da quelli che sono gli interessi criminali e gli interessi di speculatori di ogni tipo. L'ha fatto probabilmente con l'incoscienza di chi ha 28 anni e non sa che tipo di poteri si va a scontrare. Bagheria è una città che conoscete bene, che tra virgolette potrebbe anche essere considerata per certi versi un po' periferia di Palermo, ha avuto lo stesso trattamento delle periferie di Palermo, eppure si può immaginare una città diversa anche se la si eredita con 60 milioni di debiti, anche se la si eredita con un sistema di gestione disastroso, con una città piena di immondizie, e piano piano ci si mette, ci si rimbocca le maniche e si comincia a fare scomparire l'immondizia dalle strade e si cominciano a levare degli interessi criminali su una città. Noi vogliamo insegnare a parlare con i fatti. E un fatto è quello che, per esempio, i mafiosi di Bagheria, intercettati al telefono, dicono che con il sindaco Patrizio Cinque non gli sono rimasti neanche gli occhi per piangere. Vi lascio la parola e vi racconto un po' della sua esperienza a Bagheria. Ciao a tutti, grazie. Intanto facciamo un saluto e un applauso a Miriam, che sta permettendo a tutti di poter comprendere quello che stiamo dicendo. Questa storia della periferia di Palermo non raccontatela in giro, perché io ho detto ai bagheresi che è Palermo periferia di Bagheria, quindi non vantiamoci troppo e evitiamo queste... Allora, ci avevano detto che non era possibile, ci avevano detto che non si poteva fare, ci avevano detto che il Movimento 5 Stelle con l'amministrazione di un comune che ha 66 milioni di euro di debiti doveva fallire, non doveva farcela. Invece noi il prossimo anno usciamo dal dissesto, quindi stiamo per pagare i debiti che ci hanno lasciato le passate amministrazioni e riconsegniamo ai cittadini una città senza debiti. Questo è importante. Ci avevano detto che non si poteva risolvere il problema dei rifiuti, lo abbiamo risolto, abbiamo tolto i roghi, i cassonetti, abbiamo tolto tutto quello che c'era, che ci hanno lasciato nella nostra città, mafia compresa, perché noi Movimento 5 Stelle, i fiancheggiatori della mafia, quelli che vengono arrestati o che saranno arrestati, li teniamo fuori dal governo della nostra città e non ci alleiamo con loro. E chi ha orecchie per intendere intenda. Ci avevano detto quindi che il problema dei rifiuti non si poteva risolvere, invece lo abbiamo risolto, abbiamo ridotto il costo dei rifiuti di 1.700.000 euro nella nostra città, con le dovute proporzioni ovviamente rispetto a Palermo, e stiamo andando verso la strategia rifiuti zero. Abbiamo fatto il porta a porta in tutta la città, spinto, e speriamo al più presto di poter diventare un comune virtuoso, non quello che ci hanno lasciato. Ci avevano detto che il problema dell'acqua nella nostra città non si poteva risolvere, un'altra società fallita, misto pubblico-privata, con un sacco di debiti, ci hanno dato l'acqua, l'abbiamo presa. Inizialmente avevo provato con Amat, ma c'era qualcosa di profondamente sbagliato in questa società, per quanto mi riguarda, ho detto la gestisco io, l'abbiamo iniziata a gestire noi come comune, abbiamo risolto 300 perdenze e abbiamo dato l'acqua a tutti i cittadini, abbiamo risolto un grandissimo problema, acqua di tutti. Ci avevano detto che quello che avevamo scritto nel programma fatto insieme ai cittadini non si poteva fare, in particolare non si potevano riaprire gli asili nido nella nostra città. La nostra città aveva 0 asili nido, adesso ne abbiamo 3. Dopo 3 anni di amministrazione 5 Stelle ci sono 3 asili nido nella nostra città. Ci avevano detto che non si poteva fare, si può fare. Ci avevano detto che non si poteva
internalizzare la riscossione dei tributi. Abbiamo internalizzato la riscossione dei rifiuti, abbiamo detto addio a riscossione Sicilia, Equitalia praticamente della nostra terra, e adesso abbiamo aumentato la riscossione perché con i cittadini abbiamo un rapporto migliore. Non abbiamo eliminato quindi le spese di aggio che i cittadini dovevano pagare, questa bruttissima busta nera che arrivava ai cittadini non arriverà più, adesso c'è il comune, un rapporto diretto, e questo è stato possibile, ci ha fatto risparmiare, ha fatto risparmiare i nostri cittadini e ha permesso di instaurare un rapporto migliore tra cittadini, quindi contribuenti e comune di Bagheria. E quest'anno per la prima volta, come succede in Inghilterra, il comune di Bagheria ha mandato la Tari ai cittadini dicendo: quest'anno stai pagando un compattatore, 2000 tonnellate in discarica, il costo del personale, tutti i costi per filo e per segno, come succede in Inghilterra, adesso succede anche a Bagheria, cioè il cittadino sa esattamente per filo e per segno che cosa paga. Ci avevano detto che le strade non si potevano fare perché eravamo in dissesto e perché mai nessuna amministrazione le ha fatte se non negli ultimi mesi in campagna elettorale. Abbiamo fatto tantissimi invece assi viari, quindi abbiamo fatto la manutenzione stradale di molte strade della nostra città, e quindi quello che dicevano che non si poteva fare si è potuto fare e continueremo a farlo per le strade. Ci avevano detto che non potevamo riparare le scuole e invece abbiamo risparmiato, preso i soldi da qualche altra parte, che prima venivano buttati i soldi da qualche altra parte, li abbiamo presi, recuperati, abbiamo riparato le scuole che avevano grossi problemi, abbiamo permesso ai nostri ragazzi, ai nostri bambini di avere scuole più sicure. Anche questo è importante perché ci avevano detto che non si poteva fare, che un ragazzo di 28 anni, che un gruppo inesperto non era in grado di amministrare una città di 60.000 abitanti. Invece si può fare. E allora probabilmente vi diranno che voi, perché poi amministrerete voi, non sarete in grado di cambiare Palermo. Non è vero. Non è vero, perché chi ve lo dice oggi ha come problema Riina. Il suo problema è Riina. Oggi per queste persone il problema è Riina. Non è il problema la mafia o qualche altra cosa da cambiare in questa terra. Oggi ci dicono che il problema è Riina, non il 40% di giovani disoccupati in Sicilia, non i 5.000 giovani palermitani, città dei giovani. Ma quando mai? Ma quando mai? Diciamocelo, che non è vero! Che non è vero! Che è un atto di pietà questo, e che forse col Movimento 5 Stelle forse veramente può diventare la città dei giovani, la città della cultura, perché ci crediamo realmente. Forse è vero. Allora vi hanno detto, sicuramente perché avete girato, avete chiesto il voto, avete chiesto di appoggiarci, che voi non potete cambiare questa terra. Sappiate che non è vero, perché voi potete cambiare questa terra, potete cambiare Palermo, perché c'è qualcosa di profondamente sbagliato in tutto quello che hanno fatto finora, e noi possiamo evitare gli errori che loro hanno fatto. Perché noi crediamo che 5.000 giovani non debbano scappare via da Palermo, perché noi crediamo realmente che Palermo sia città di cultura, città dei giovani, e perché voi potete risolvere quei problemi di cui vi ho parlato: il problema dei rifiuti, il problema dell'acqua, il problema della riscossione dei tributi, il problema delle strade, il problema del cimitero, che c'è pure, perché come c'era a Bagheria la mafia all'interno del cimitero, guardate, potete stare tranquilli che nella gestione dei servizi cimiteriali ci sono grandissime infiltrazioni anche nella città di Palermo. Quindi, e questo bisogna affrontare. E chi lo può affrontare? Chi può cambiare realmente tutto questo? Se non il Movimento 5 Stelle. Noi andiamo via perché sta arrivando Grillo. Quindi, anzi, forse... Sta arrivando. Ecco qua, sono arrivati... C'è anche Giancarlo, c'è anche Giancarlo Cancelleri, che non si sa più quante migliaia di chilometri sta facendo per andare avanti e indietro per tutta la Sicilia. Vabbè Ugo, noi abbiamo cercato di tenerti. Allora, se voi rimanete un attimo con me, intanto grazie a tutti di essere venuti qua. Questa è...
Questo... No. Questa è una prova di forza che oggi abbiamo voluto fare. Venire in questo luogo che per noi rappresenta tanto, perché intanto siamo di fronte al velodromo Paolo Borsellino. Voi conoscete questa struttura, voi conoscete qui dietro il fondo Patti, il Diamante. Sono strutture abbandonate, sono le strutture che rappresentano quanto abbiamo fallito non solo come amministrazione, anche come cittadini, perché non siamo stati vigili, non abbiamo fatto nulla perché questo non venisse realizzato. E poi soprattutto siamo qua, siamo in periferia. Io ho un auspicio, ho un sogno, abbiamo un sogno, quello che fra 5 anni le periferie non verranno più chiamate periferie, ma si possano definire nuovi centri. Noi crediamo fortemente nel fatto che il rilancio della città nasca dalle periferie, nasca da quei centri in cui in questo momento mancano i servizi essenziali, in cui in questo momento la maggior parte dei giovani è costretta a scappare, ad andarsene via. Non dobbiamo più accettarlo. Il nostro è un percorso complesso, un percorso collettivo, un percorso in cui oggi sentivo, tra poco arriverà Beppe, anzi in realtà Beppe è praticamente arrivato, quando lo chiamerò arriverà. L'abbiamo definito l'arma di disinfestazione e pulizia di massa, Beppe, perché quello che è successo oggi, tra ieri e oggi in questa zona, non è successo in 5 anni. Hanno fatto un'opera di bonifica di una zona che era una discarica a cielo aperto. L'hanno fatta perché veniva Beppe Grillo. E non è giusto questo. Non è giusto per i cittadini che abitano in questa terra, in questa zona. E noi non lo dobbiamo più permettere. Si è realizzato qualcosa che non è stato fatto mai. Io ringrazio gli operatori della Reset, ringrazio gli operatori della RAP e vi assicuro che con l'amministrazione a 5 Stelle non ci saranno interventi emergenziali oppure eccezionali, ma ordinari. Questa città ha bisogno di normalità. Ed è nostro il compito di dargli questa normalità, di concedere la normalità a questa città. Sono ormai mesi in campagna elettorale, addirittura ci dicono non ci siamo occupati dei dipendenti comunali. Hanno avuto il coraggio di dire che se noi arrivassimo al governo di questa città, tutti a casa. Ma si possono dire queste bugie? Ma si può dire una cosa del genere? Certo, noi non vogliamo strumentalizzare i dipendenti comunali nel corso delle elezioni. Noi non vogliamo certamente fare gli ipocriti. Abbiamo sempre detto una cosa: il cambiamento culturale, il cambiamento amministrativo, il cambiamento sociale di questa città dipenderà anche e soprattutto da quei tanti dipendenti comunali, funzionari comunali che in questo momento non sono messi nelle condizioni di lavorare. E abbiamo detto che noi daremo valore a questi, come daremo valore alla polizia municipale, come realizzeremo un sistema di squadra che non è stato capace in questi anni di realizzare. Abbiamo parlato del reddito di cittadinanza locale e su questo anche qua poca attenzione forse dai giornali, dalle televisioni, dai mass media, e abbiamo dato una ricetta che a nostro avviso è anche rivoluzionaria, perché abbiamo trovato i fondi, 4.800.000 euro che riusciremo a recuperare attraverso tagli a sprechi inutili che in questo momento la macchina burocratica comunale invece ha. E abbiamo detto impieghiamoli dando un reddito alle famiglie in stato di bisogno, a quelle che hanno più necessità, alle famiglie con figli minori, alle famiglie monogenitoriali. E come farlo però? Abbiamo detto creeremo una moneta locale. E tutti, oh, la moneta locale, che cos'è la moneta locale? Beh, è un'idea semplice, è una moneta di scambio che per essere realizzata e avere valore ha bisogno di convenzioni tra il comune e gli esercenti commerciali che aderiscono. E abbiamo detto, noi realizzeremo questo sistema con la piccola e media impresa palermitana, non con i grandi centri commerciali, non con le grandi distribuzioni. Noi vogliamo riattribuire potere alle piccole realtà,
E allora, per fare la spesa, per comprare dei libri, per andare in farmacia, la gente potrà andare dai negozi di quartiere. Queste sono rivoluzioni, sono piccole rivoluzioni, ma si vogliono realizzare. Inoltre, parliamo dello Zen, parliamo della settima circoscrizione, parliamo del potere ai quartieri. 3 milioni di euro all'anno costano le circoscrizioni e non fanno nulla. E per realizzare invece qualcosa di concreto basta una delibera del Consiglio Comunale con maggioranza assoluta che gli attribuisca dei poteri. E noi abbiamo detto, bene, noi daremo dei poteri alle circoscrizioni. Le circoscrizioni potranno avere un potere di spesa per intervenire sui marciapiedi, sul decoro urbano, su quella che è la struttura del proprio quartiere. Proposte semplici ma efficaci, che nessuno in 40 anni in questa città è stato capace di realizzare. E oggi tutti ci dicono, ma vogliamo realizzare anche noi il decentramento amministrativo, ma anche noi vogliamo delegare alle circoscrizioni i poteri. Vedete, io vi voglio dire una cosa, dovete esserne molto coscienti. Noi abbiamo già vinto una battaglia fondamentale in questa città. Abbiamo imposto a tutti l'agenda politica di questa città. Abbiamo affermato quali erano le priorità. Le abbiamo dette. Abbiamo detto che la prima priorità in questa città è lottare contro la povertà dilagante, che ormai è una miseria e non è accettabile. Abbiamo detto che il problema, uno dei problemi più inaccettabili di questa città è l'emergenza abitativa, 1800 famiglie in mezzo a una strada che non hanno una casa. E se tu togli a una famiglia la casa, togli a una famiglia la dignità della persona, la dignità togli. Abbiamo affermato ancora la centralità del decentramento amministrativo, e oggi tutti parlano di questo, la centralità delle periferie. Questo è importante perché significa che già stiamo realizzando un fenomeno di influenza nei confronti anche di vari sistemi. Il problema è un altro adesso, è la credibilità. Chi ha la credibilità per realizzare questi programmi? Chi ha la credibilità? E vi dico no, non ce l'ho io, non ce l'hanno i consiglieri comunali. Ce la dovete avere voi, deve tornare a voi il potere. Vedete, io volevo chiudere in questo momento e poi vorrei sentire Beppe. Vorrei chiudere con questo. Sto sentendo in questi ultimi giorni tantissime promesse. Bene, noi non solo non facciamo promesse ai cittadini, noi chiediamo ai cittadini un'assunzione di responsabilità. Vedete, stiamo facendo una non campagna elettorale in questo momento. Cioè noi stiamo dicendo ai cittadini, questa città, questo quartiere, questo velodromo, se non ci mettiamo tutti insieme, se non assumiamo tutti una responsabilità, un compito, non cambia. Cambia solo se tutti noi ci rialziamo, se tutti noi alziamo lo sguardo, se tutti noi rendiamo reale un progetto che è un progetto collettivo. Il Movimento 5 Stelle ha questo fondamentale ruolo di riportare ai cittadini, di ridare ai cittadini potere, ma i cittadini devono avere la responsabilità di realizzare il cambiamento, di essere essi stessi per primi protagonisti di un cambiamento. E allora io vi ringrazio di essere qui oggi in tanti. Vi ringrazio di essere qui per rappresentare ancora una volta il fatto che Palermo vuole cambiare pagina, vuole farlo insieme, vuole farlo per realizzare qualcosa di diverso, che sia qualcosa in cui la cittadinanza attiva e consapevole sia protagonista di un nuovo percorso. Grazie, grazie veramente tanto. Abbiamo infine proposto una cosa che sembra anche questa semplice ma non realizzata. Voi vedete quanti spazi pubblici abbandonati noi abbiamo. Le periferie sono luoghi molto spesso di assenza, dove
i beni pubblici urbani sono lasciati in stato di abbandono. Abbiamo fatto una proposta semplice, un'idea semplice, per poter riprendere, ricostituire, riqualificare, rigenerare i beni comuni urbani. Bisogna attribuirli in gestione e in cura ai cittadini, alle associazioni di cittadini, a cooperative di cittadini, cioè a gente che abita nel territorio, che conosce le esigenze del territorio e che potrà utilizzarli al meglio per il territorio, nell'interesse di tutti. Questi sono elementi fondamentali. Noi auspichiamo nei prossimi 5 anni, ma già adesso siamo all'interno di questo, quella che abbiamo definito la politica dell'empatia. Sembra un termine difficile. Empatia significa immedesimarsi negli altri, mettersi nei panni degli altri. Quello che le amministrazioni che finora ci hanno rappresentato non sono stati capaci di fare. Ci raccontano una città che non esiste, che non c'è. Dicono che è una città, una delle città turistiche più belle al mondo, che Palermo è cambiata, che in periferia si vive bene, che c'è il lavoro, che c'è ricchezza. Hanno perso il contatto con la realtà. Hanno perso il contatto con la realtà. E perché hanno perso il contatto con la realtà? Perché la capacità di comprendere la realtà non si realizza col distacco e con l'esercizio del potere, ma bensì con la partecipazione, con una comunione proprio empatica con i cittadini. Non si deve mai perdere il contatto con la realtà. Un sindaco dovrebbe passare più tempo in mezzo alla strada, non chiuso dentro il palazzo. Dovrebbe stare in mezzo alla gente, dovrebbe capire, riflettere, guardare, osservare. Così solo si potrà ben amministrare. Bene, io chiamo a questo punto Beppe, ci sei? Riprendiamoci Palermo, ragazzi, riprendiamocela! Ma come gridano questi ragazzi? Gridano tantissimo, dicono anche parolacce. Ora io sono anziano, ci siamo visti l'ultimo, mi parlo, ti ricordi nel 2012 quando abbiamo fatto quella marcia con la GEL, ti ricordi con il prete il locale abbiamo fatto, parliamo di ricordi. Allora io sto ripercorrendo tutte le tappe e vedo che questa Sicilia così ferma, muta, poi rimuta, poi ritorna a essere ricca, povera, intelligente, stupida, autonoma, non autonoma, è tutto il contrario di tutto. Voi avete qualsiasi gene dentro dell'incredibilità. Arrivo da Trapani. Trapani ci sono 3 liste, la nostra piccolina con dei ragazzi così che guardano un po' smarriti e dicono: vorremmo fare del bene con gli altri, ci identifichiamo. E poi ci sono le altre 2 liste, uno con una che è stato giudicato, uno che è socialmente pericoloso dalla polizia, e l'altro che è agli arresti domiciliari per corruzione. Ora io ho detto: ritiriamo la nostra lista, lasciamo loro 2, anzi noi partecipiamo, perché se questa gente continuerà a votare questo, non possiamo andare contro questo germe che avete dentro del tutto e del contrario di tutto. Cosa significa essere incensurati, buoni o leali in questa terra? Bisogna nascondersi, dirselo piano piano di nascosto. Hai rubato? No, non dirlo a nessuno. Allora io dico, come affrontare questa volta? L'ultima volta che sono andato in Sicilia sono andato a nuoto. Per risparmiare qualche cosina sul traghetto, vedendo. Questa volta non ce l'ho fatta. Puoi ripetere le cose, no. L'entusiasmo comincia a riesserci un pochino, ma ormai siamo anziani della politica, lo stiamo diventando anziani, hanno le parole. Lui, che è un ragazzo splendido, giovane, ha detto 2 parole che io un po' di brividi l'ho avuto, ha detto: auspico. Ma io non avrei mai pensato che uno del movimento potesse dire auspico. Io non lo voterei mai. Allora, poi arrivo, allora
guarda, le parole sono importanti, vedete, le parole, se noi non cerchiamo un altro linguaggio con i giornalisti, per esempio, questo cortocircuito che hanno i giornalisti, perché allora i giornali escono con le notizie copiate da internet, perché internet arriva prima sulla notizia, la televisione copia i giornali e vanno con i telegiornali fatti con le notizie dei giornali della sera prima, della sera prima riprendono con la televisione e internet del giorno dopo. Ed è un cortocircuito, vengono qua per creare una situazione molto imbarazzante, per... se mi scappa una parola, per esempio, una parolaccia, ci fanno già i titoli fra mezz'ora, si vedrà solo quello, inquadreranno la piazza che hanno ripreso oggi alle 6:30 che non c'era nessuno e poi diranno ecco il solito Grillo, che dice? Le parole, ecco le parole, quando mi fanno delle domande i giornalisti non è per maleducazione che non rispondono, o perché si esprimono con parole che per me non hanno più il significato che avevano. Una parola evoca un pensiero, evoca un'immagine. Quando mi dici governo, governabilità, democrazia, costituzione, legge elettorale, mi evochi delle parole che per me hanno un altro significato, non riesco a entrare nel tuo mondo, io sono già con un piede di là, che sto osservando, sono curioso, questo movimento è nato dalla curiosità di due persone, no? Io e Gianroberto Casaleggio, cioè un comico, un buffone e un manager, e tutti e due all'apice della carriera. Io facevo queste piazze, Dio che ricordi, facevo queste piazze così piene a pagamento, erano ricordi meravigliosi per me. Quindi avevamo un comico buffone che faceva battute. Andava in giro, avevo i miei spettacoli, parlavo di tecnologia, di economia, parlavo di banche, parlavo di Parmalat 2 anni prima che fallisse, cioè ero curioso, non ero un genio, ero un ragioniere che leggeva un bilancio e diceva per me questa società non sta in piedi, ma come fai a saperlo? Sono ragioniere, non era un miracolo. Allora, ma ero curioso, e incontro un manager molto più curioso di me all'apice della carriera, un manager dell'Olivetti, quindi col senso della comunità, ecco perché questo movimento è nato in tempi non sospetti nel 2009, il 4 di ottobre, il giorno di San Francesco. No, quindi noi riprendiamo quella cosa lì, ma non per arruffianarci al Papa o alla religione o ai cattolici, perché le parole che avevamo dentro, io mi vergognavo di dire solidarietà, ero un comico, io la gente la prendevo per il culo, non volevo essere solidale con nessuno, è il mio carattere. Dove vai? Quindi, però avevo detto queste parole, nessuno deve rimanere indietro. Sono parole che sono scaturite dalla nostra anima, così, perché essendo arrivato a fare platea da 10.000 persone nel mio lavoro e lui aver fatto la sua piccola società, e eravamo appagati talmente tanto che un giorno ci siamo guardati e abbiamo detto tutti e due nello stesso momento, facciamo qualcosa per gli altri senza averne un beneficio nascosto, anche per ripagare, è nato così, non c'è niente di epico, non c'è niente di coraggioso, è la bellezza del pensiero. Però io che sono un curioso del linguaggio, devo sempre combattere con un sacco di gente per dire, guardate che io, per esempio, personalmente il pregiudizio è che è formato da questa gente qui, dai mezzi di informazione. Oggi i mezzi di informazione creano un pregiudizio che sei in un modo. Per esempio la sensazione della paura oggi. Tu apri la televisione e tra terrorismo, morti, folle che si spostano, guerre, sembra che il mondo sia in guerra, ma la maggior parte del mondo non è in guerra. E perché ho paura io? Quante paure devo avere? Perché il mio e questo governo non ci assegna una quota di paura? Un etto, un chilo? Una tonnellata? Quanta? Devo aver paura di che cosa mi arriva a casa? Una lettera? Oppure Equitalia? Devo aver paura se ho un lavoro di perderlo? Devo aver paura se non ho un lavoro di non averlo mai? Devo sempre aver paura? Devo aver paura di che cosa? Del terrorismo? Ma scusate! È chiaro che quando c'è un atto di terrorismo che muore anche mezza persona,
persona, siamo tutti mortificati, è la famiglia, per l'amor di Dio. Ma noi dobbiamo fare anche uno sguardo nei grandi numeri. I grandi numeri non tengono conto della percezione, sono numeri. Allora, se i numeri sono numeri, allora guardiamo i numeri. 2012, dopo, l'anno dopo l'attentato alle Tower, bene, casino, terrorismo, cominciamo. Vi do quell'anno lì perché ho i dati di quell'anno lì. Nel mondo, quell'anno lì, nel mondo sono morte 56 milioni di persone, in tutto il mondo, di qualsiasi causa, 56 milioni. Di questi 56 milioni, 170.000 sono morti tra attentati terroristici, guerre, atti crudeli, insomma delinquenziali, fra tutto 170.000. Sempre in quell'anno lì sono morti per suicidio 185.000 persone. La media è che dovremmo aver più paura di suicidarci che di essere oggetto di un atto criminale. Quindi i numeri parlano così. Allora perché abbiamo questa paura indotta da questa schizofrenia dell'informazione che apre i telegiornali, sono tutti con la musica sotto, le immagini finte, perché noi sentiamo la radio, questi signori che riprendono fanno la radio. Tu non te ne accorgi, la televisione è nata come immagine, il più bello strumento della storia, dell'umanità, la inquadrano al mattino i giornali, cioè l'edicola sotto casa mia. Prendi la televisione, inquadri i giornali e mi leggi cosa c'è scritto, come un demente che non riuscisse a leggere quello che c'è scritto con la televisione. Questo allora i servizi sono tutti fasulli nell'immagine. Immagine di repertorio, arrestato per droga, e c'è sempre quello lì che poi è un amico dell'operatore che passa con una borsa così e in un quadro dalla vita in giù, è sempre quello lì. Cioè, allora questa è la fake, ma siamo oltre la fake. Quindi come facciamo a giudicare se un fatto è vero? Oggi ci sono dei software di Stanford che mentre parli in diretta cambiano l'espressione del tuo volto e ti fanno fare delle facce, mentre parli in diretta in televisione, e ti cambiano l'audio con la tua voce, quindi ti possono far dire qualsiasi cosa con qualsiasi espressione nel momento in cui fai la diretta. Come facciamo a fidarci? Come potete pensare che io adesso non vi racconti delle balle? Qual è il criterio? Qual è il criterio? Vorrei saperlo da voi. Io adesso posso dirvi delle cose meravigliose sulla città di Palermo, che potremo fare delle robe, le periferie non esisteranno più, potrei dirvi un sacco di balle, ma come fate a capire se io mento o no? C'è un metodo. Posso essere finto, posso non essere io in questo momento. Potrei essere un ologramma, potrebbe essere il mio imitatore di Canale 5, poi magari c'è il grillo vero. Ti senti? Allora, viviamo sospesi con questo momento che il mondo è alla rovescia. Il mondo è come con le parole. Governabilità. Non avete i numeri della governabilità. Siete dei dilettanti. Meno male che siamo dei dilettanti, Dio mio. Meno male. Il dilettante è il sogno del professionista, è il sogno nascosto. Sbagliamo, e ne siamo orgogliosi degli sbagli, e quando sbagliamo possiamo anche chiedere scusa, come è già stato fatto. Sbagliamo, è dagli sbagli che vai avanti, lo sbaglio è reazione, è reattività, il successo è lì, stantio, fermo. Il fallimento nella tua vita, i fallimenti sono necessari, cazzo! Come si è fatto cazzo? Faranno tutto un... Lo ripeteranno cazzo? Faranno 15 minuti sulla 7. Allora, qual è? Come fai a capire? E allora quando non capisci,
sei lì fermo, come l'asino di Buridano. L'asino di Buridano è fermo. L'asino di Buridano ha la paglia per mangiare a sinistra, ha una balla di paglia sulla destra, ma non riesce a decidere. E l'asino di Buridano mangia a sinistra o mangia a destra, mangia a sinistra, mangia a destra, non decide e muore di fame. Noi stiamo morendo di fame intellettuale. Siamo lì, sospesi. Che basta che arrivi qualcuno che la racconta, siamo prede. Allora, come fai? Le parole, governa. Voi siete dei dilettanti, non potete governare, non siete capaci a governare. È la solita storia per Roma, per Torino, per Livorno. Invece governiamo benissimo, però loro sono contenti così, vuoi mica dirgli che non è vero? Lasciamoglielo dire. Ma governare per loro cosa significa? Scusa, governare per loro cosa significa? Ha un altro significato per me governare, completamente diverso. Guardate che voi, allora vorrei farvi una domanda: se in questo momento, così, come Star Trek ci fosse il teletrasporto e fossero spostati tutti in un'altra parte dell'universo, così, spariscono, cosa succederebbe a ognuno di noi? Nulla, assolutamente nulla. Esce al mattino, i giornali avranno dei titoli: dove sono? Tu lo sai, io no, un altro titolo. Non succederebbe la governabilità. Le grandi riforme di questo paese sono state fatte dal 1968 al 1980, in 12 anni. Quei 12 anni lì cruciali sono cambiati 15 governi, quasi due all'anno. Allora, abbiamo fatto le più grandi riforme in 12 anni quando non c'era un governo stabile che cambiava ogni anno. Abbiamo fatto la riforma del matrimonio, abbiamo fatto il divorzio, abbiamo fatto l'aborto, abbiamo riformato le tasse, la scuola, gli asili nido. In 12 anni che non c'era un governo stabile, di che cosa parlano? Che governabilità? Io non voglio governare, io vorrei amministrare poco, in modo semplice, con... amministrare, ma non è difficile. E allora, parole come il lavoro, arrivo da Little Cedar, scusate, ex, ma di Ilva, di Taranto. Ho visto questa cosa dove c'è questa centrale, una grande produzione di acciaio, la grande centrale d'Europa, quindi non possiamo neanche fare così, spegnere, dire è tutto a posto, ma comunque... che è tre volte la città di Taranto. Allora, quando vedi questa archeologia industriale, mi hanno portato lì, non c'ero mai stato, la conoscevo, come tutti conosciamo le cose, come ce le raccontano questi signori, ma percepire un paese che sta lì, migliaia di persone che stanno lì, e vedere queste montagne di carbone messe così, vai in Corea, sono tutti coperti, per dirti, allora, queste cose, allora, si sono inventati una cosa strepitosa. Invece di bonificare l'area industriale per la salute, stanno bonificando i comportamenti delle persone. Allora dicono, bene, se c'è quel vento lì da ponente, state in casa. Bambini, non dovete giocare fuori, non dovete proprio neanche giocare. Il gioco è da bambini, voi siete adulti. Fatevi un clistere ogni tanto, depurante. Cioè, io ci sto scherzando, ma si chiama Wind Day. Cioè, persone che stanno morendo, bambini, che... E la sai qual è la loro tristezza in questi lager che sono diventate quelle? Sono casine, io sono andata a vedere, bellissime. Entri dentro, sono tenute bene, perché ci tengono quelle persone. Entri dentro, sono belle. Non hanno più assolutamente nessun tipo di quotazione. Chi è che va a comprare una casa davanti a una roba così? Nessuno. Quindi non possono né vendere né andare via. Non possono fare nulla. Devono stare lì. Ogni tanto qualche protesta, ma va su qualche infimo giornale o infima televisione, finisce lì. Diventano invisibili. E quando una persona perde tutto, dignità, lavoro, salute ed è anche invisibile, diventa pericolosa. Ed è quello che dobbiamo evitare. A volte la gente vorrebbe solo parlare. Io sono qui a ascoltare. E quartieri come Zen qua,
ce l'abbiamo anche noi, ce n'abbiamo uno, si chiama CEP, ci stanno 8.000 persone. È una cosa così, dove c'è tutta la spazzatura buttata sotto il tappeto delle città, le mettono lì. Quindi l'autobus non ci arriva più, la posta non ci arriva, i bar chiude, la farmacia ha chiuso, non c'era niente, finché un farmacista, lì, un prete, lì, hanno cercato di ravvivare un po'. Io e altri miei amici siamo andati lì a fare qualche spettacolino, non c'era nulla, nulla, nulla. Lo spettacolo, farli ridere un po'. Guardate che dove non c'è comicità o ironia, non c'è umanità. Va bene? Ecco, allora. Però sai cosa ho visto? Sai cosa ho visto? Guardando, tu puoi avere tutte le idee per nelle periferie dall'alto, non ce la potremo mai fare. La verità è questa. Devi stare a sentire cosa fanno lì dentro. E quando sono costretti a convivere di tutte le etnie, di tutte le religioni, nascono delle idee strepitose. Allora io la prima chiesa in multiproprietà l'ho vista lì. Non c'era la sinagoga, non c'era la cosa dei musulmani, la chiesa per i cattolici. C'era un edificio che si sono ristrutturati, al venerdì pregava uno, al sabato pregava l'altro, la domenica pregava l'altro. Si sono divisi il compito. Il musulmano metteva verso la Mecca, allora c'era il cristiano che gli girava il tappeto e gli faceva sballare la preghiera. Ci ridevano anche. La contaminazione del cibo, noi abbiamo il pesto, loro hanno l'aneto, si facevano le trenette con l'aneto e loro ci davano il cielo kebab col pesto. Fantastico, il cibo è cultura. Quando parliamo le parole cultura, che cos'è la cultura? Quando sento la cultura, investire sulla cultura, quando c'è una contaminazione incredibile, 300 milioni in questi anni, 300 milioni di persone si stanno muovendo, si sono mosse dal loro paese. Erasmus, la scuola di Erasmus, si sono sposati tra etnie diverse. C'è un milione di persone nate dai matrimoni di Erasmus che sono meticci. Di che cultura parliamo? Qual è la cultura nostra, la musulmana? Qual è la cultura? Io non riesco neanche a capire le differenze. Se vedo una differenza, essendo curioso, col senso un pochino dell'ironia, ma acquisti delle cose meravigliose. Io sono una spugna. Allora, quando parliamo con queste persone qua che ti fanno delle domande, perché poverini hanno il posto di lavoro, e quando parlavo con gli operai che erano incazzati, quelli lì di Taranto, perdiamo il lavoro, se chiudiamo, la saluto e il lavoro. E loro hanno detto, state cadendo in una trappola semantica, non il lavoro, semantica. Voi che lavorate in una fornace a 1.000 gradi per 1.200 euro al mese, non avete un posto di lavoro, avete un posto di reddito. E per il reddito fai qualunque lavoro. E non è giusto per la dignità di una persona fare qualsiasi cosa per avere un reddito. Ecco perché le grandi menti oggi nel mondo, da Zuckerberg, propongono un reddito per tutti, per ridistribuire. Se scambiamo lavoro col credito, allora come ci comportiamo? Noi siamo una repubblica fondata sul lavoro, giusto? Ma se il lavoro manca, che tipo di repubblica abbiamo? Allora noi abbiamo fatto uno studio sul lavoro 2025 con i maggiori esperti, chi di tecnologia, chi di economia, chi di politica, chi di filosofia, di sociologia, antropologia. È venuto fuori un quadro straordinario. Nel 2020-25 un ragazzo di 20 anni avrà una vita più lunga di circa 50.000 ore. Quindi da 510-20.000 arriverà a 560.000 di ore di vita. Di queste ore di vita di 560.000, 60.000 saranno dedicate al lavoro. Ok? E poi viene fuori un altro dato sconvolgente. 240.000 ore saranno destinate al tempo liberato dal lavoro. Il quadruplo. Avremo flussi di milioni di persone che saranno liberate dal lavoro. Ok?
Noi non siamo abituati a organizzarci perché siamo una repubblica fondata sul lavoro, non sul tempo libero. Avremo milioni di persone che hanno tempo libero, che fluttueranno, flussi di persone che non sanno cosa fare. E cosa fanno? Migliaia, centinaia di persone che non sanno cosa fare, secondo voi. Per sopravvivere cosa fanno? Un'economia borderline, lavoreranno in nero o delinqueranno. Una persona che oggi non ha un reddito costa allo Stato italiano, se non fa niente o se è borderline o in nero e non parliamo poi se va in galera, circa di media 10.000 euro all'anno. Ci costa già così. Cosa succederà quando saranno milioni? Che tipi di persone avremo di fronte? Saranno felici, contenti? Io dubito. Saranno depressi, ansiosi? Credo di sì. Saranno violenti? Noi non abbiamo armi. Non abbiamo armi. Arrivano questi flussi e non riusciamo a contenerli. Non riusciamo neanche a ragionare che cosa arriva, che cosa non arriva, come bloccare, come non bloccare. Che cosa faremo? Ci sono due strade, un reddito per tutti. Noi cominciamo con quello di cittadinanza in cambio di un lavoro, se ci sarà, ma l'abbiamo già fatto. Ma la cosa straordinaria del reddito non sono i soldi, porca puttana, non sono i soldi, perché non risolvi la vita delle persone se arrivano a 800 euro invece che a 600 come sono. Non si risolve la vita economica. L'abbiamo sperimentato, e dove l'abbiamo sperimentato? È stato un miracolo, un miracolo. Gli risolvi la vita psicologica, cominciano a capire che c'è un pezzo di Stato piccolo che li vede, che non li considera trasparenti, e cambiano e diventano persone meravigliose. Allora. Così sono gli applausi per i non udenti. E per noi così poteva andare meglio. E allora, avremo un mondo che cambierà la velocità della luce. Non sono più. Io ho 6 figli, ce li ho tutti. E poi un altro parametro che dobbiamo tenere presente, che sono il reddito e l'istruzione, l'università, la scuola. La scuola è completamente avulsa, ma anche dal punto di vista della didattica. Io ce ne ho 6 figli. Quello minore, 16 anni, è campione italiano di kickboxing. Quello di 22 è campione europeo di sollevamento pesi. Prova a dire uno di questi, stasera non esce. Io ho vissuto la mia vita ubbidendo ai miei genitori, adesso passo la mia vecchiaia ubbidendo ai figli. Capisci che cazzo di vita c'ho io? Allora, però c'ho tutte, ho frequentato tutte le università, tutte le scuole. E vedo che mio figlio prende il master, prende allora la laurea triennio, poi prende il master, fa il biennio, e appena ha finito di laurearsi, la sua laurea non è più richiesta da nessuna parte. Perché oggi ti laurea in economia e commercio alla Bocconi, sei alla Bocconi, però una banca non chiede un laureato alla Bocconi di economia e commercio, chiede un analista di software e di algoritmi, che è un'altra cosa. Non sta dietro la velocità di questo mondo, che è velocissimo, velocissimo. Ma la gente diventa ricca senza possedere più le cose. Facebook capitalizza 140-150 miliardi e ci lavorano in 45. Poi siamo noi, il valore aggiunto, 1.200.000, e siamo lì. Che facciamo finta, guarda, questa cosa è gratis. Quando voi guardate qualcosa che è gratis, il prodotto siete voi. Quindi, però, e allora, uno si arricchisce, le aziende, le prime 5 nel mondo, non posseggono nulla. Airbnb non possiede hotel, Uber non possiede i taxi, noi non possediamo i politici. Noi siamo una politica senza essere dei politici, e questa è una meraviglia. Un cittadino che dà un contributo al suo paese per un anno, 2, 5, 2 legislature e poi va via a casa. È straordinaria questa cosa, pensateci un attimo. Noi siamo come si chiamava Pietro, quella che ha rivoluzionato la musica, Napster. Ve la ricordate Napster?
Vi ricordate Napster? Beh, è stato talmente gigantesco. Napster ha cambiato il modo di sentire la musica. Le multinazionali hanno reagito, ha fallito. L'hanno fatta fallire, ha chiuso. Ma ha chiuso, ma c'è un modo prima di sentire la musica, Napster, prima Napster e dopo Napster. Ha cambiato il modo di sentire e di fruire la musica. Anche se non c'è più, anche se noi scompariamo domani, abbiamo cambiato il modo di fare politica in questo paese. Mettetelo bene in conto. Qual è il populismo? Non siate vigliacchi. Non chiamateci populisti, dite esattamente quello che pensate quando dite questa parola populisti. Ci date dei fascisti, ci date degli omofobi, ci date questo. Diteci fascista. Ditecelo. No, ma siete questa parola, di nuovo una parola che vuol dire tutto e niente. Una parola buona tramutata in una parola terribile, cattiva, contro l'Europa, contro tutto. Populista. Se non ci fossimo noi che facciamo da cuscinetto, saremmo come qualsiasi nazione oggi in Europa che si ritrova a avere il terzo o quarto partito di nazisti in Parlamento e di fascisti in Parlamento. Se non ci sono è perché ci siamo noi, la rabbia, quello che grida, quello che dice le parolacce, i vaffa. La nostra rabbia è stata una rabbia sana che ha portato le persone a votare in un banchetto, non a scontrarsi con la polizia. E allora? Adesso, legge elettorale, noi saremo quelli falsi, io non voglio dirvi niente, giudicate voi, se io o lui o noi siamo persone, possiamo essere a sbagliare, possiamo essere veramente incompetenti a volte, ma mai falsi, non siamo mai stati falsi, oggi siamo dentro una fossa dei serpenti, che tutte le cose che fanno loro hanno i loro franchi tiratori, quelli che hanno fatto andare giù governi, sono gli stessi, e adesso stanno cercando di affossare questa legge che proponiamo noi, dando la colpa a noi. Decidete voi chi è il falso della situazione, chi è il falso che dice che se perdo il referendum vado a casa, è una questione di dignità. Allora, decidete voi se io vi ho mai mentito una volta, decidete. Le parole. E allora, è costituzionale o non è costituzionale? E allora ci vuole il costituzionalista. È lavoro o non è lavoro? Ci vuole il giuslavorista. È costituzionale. Lo vedete, metà costituzionalisti dicono non è costituzionale, l'altra metà dice è costituzionale. Ma quelli che hanno scritto la Costituzione, Dio mio, l'hanno pensata in un modo che un bambino di 10 anni potesse capire la Costituzione senza andare da un costituzionalista. Infatti sono 139 articoli, 9.369 parole, divise in 480 periodi, ogni periodo sotto le 20 parole. La media è 19,6, cioè sotto le 20 parole, perché quei signori di 80 anni, 70 anni, vecchi, ma con un'onestà intellettuale incredibile, hanno detto facciamo degli articoli che possono comprendere più di 20 parole, comincia la comprensione, eravamo nel dopoguerra, cioè chi arrivava alla licenza media era un genio, dobbiamo fare una legge che possa essere capita da tutti, meno 20 parole, oggi la media è 150-250 parole d'articolo, la complessità ti manda di nuovo in questo fake mentale che non riconosci più, non ti fidi più. Ecco, io sono stato preso per il culo perché a Genova ho detto fidatevi di me. Io lo rivendico con orgoglio. Fidatemi di me. Fidatevi di me, fidatevi di noi. Io ho un nome, ho un cognome, ho un indirizzo, ho una via, ho una famiglia. Fidatevi di me. Fidatevi di lui. Meglio di lui, che poi vengo dopo. E allora, cosa possiamo fare per questo paese? Allora, io ho 6 figli, i miei figli non pensano come pensavo io quando avevo i miei genitori. Mio padre mi ha lasciato la casa, come tutti i padri ti lasciano la casa, ti comprano la macchina, ti aiutano, benissimo.
io con i miei figli cerco di comprargli una casa, una macchina, sono diversi. A casa non la vogliono. Non vogliono proprietà di casa, hanno capito cosa c'è dietro avere un mutuo con una banca, hanno capito, non la vogliono la casa. Non vogliono neanche un'automobile, c'è il car sharing, ci saranno le macchine senza autista, perché devo comprarmi una macchina che tra un po' sarà pubblica, sarà un mezzo pubblico l'automobile privata. Hanno già capito qual è il patrimonio dei ragazzi oggi, qual è il patrimonio? Li prendiamo per coglioni perché sono sempre lì con l'iPhone, all'iPhone, ma in quel momento li stanno condividendo con qualcun altro cose che noi non abbiamo mai fatto. Condividono musica, condividono un film, fanno un viaggio, lo condividono, non hanno bisogno di guadagnare tantissimi soldi come era per noi il chiodo fisso, perché quando fanno un viaggio con 40 euro, vanno dall'altra parte dell'Europa con Ryanair ha fatto più per l'Europa Ryanair che tutta l'Europa messa insieme. Condividono viaggi, condividono case, è l'economia dello sharing, è l'economia che è di là, e questi qui si stanno organizzando e si stanno continuando a equipaggiarsi con mezzi per sostenere un mondo che non c'è più, è finita, questi polveroni, questi fantasmi che escono, sono fantasmi, sento uno scricchiolio, esce uno del napoletano, esce un faro nei bar, ha ricominciato a baciare tutti, è di nuovo grasso, no. È tenero, ha fatto un po' di galera, è l'unico che è andato in galera, mi è tenero, io voglio baciarlo sulla bocca con un po' di lingua e buttarci dentro una lingua di 5 metri per soffocarlo dall'interno. No, scherzo. Questi piccoli fantasmi che rispolverano, ex democristiani, vengono fuori. Allora, questo mondo sta andando avanti. Io vi ripeto, la più grande acciaieria d'Europa verrà presa dal più grande acciaierie, dalla più una delle più grandi acciaierie d'Europa, verrà messa lì, continuano il calo a fare la cosa a caldo, l'acciaio chiaro non possiamo spegnerlo del tutto, noi avevamo fatto la proposta di spegnere i forni e fare lavorare i manufatti con i forni, col manufatto, col semilavorato invece che col carbone, loro vanno ancora avanti col carbone, poi vanno in televisione e dicono Marcegaglia, suo fratello, con tutti i patteggiamenti che hanno fatto per corruzione, per cose, per tangenti, è normale in quel settore lì. Vanno in televisione, dice il progresso, il malato morale va in televisione e dice noi siamo per l'ambiente, poi autorizza le trivelle. Cioè, chi racconta delle balle qua? Chi sono i franchi tiratori di questo paese? Allora, questo mondo è veloce, talmente veloce che i cinesi si muovono, sono più veloci, più svegli, velocissimi. Stanno preparando una ferrovia di alta velocità da 1300 km, che fa Cina, arriva in Russia, passa la Siberia, poi arriva allo stretto di Bering, fa un tunnel di 200 km sotto il tunnel di Bering, sfocia negli Stati Uniti e va in Canada. La ferrovia sopra. Alta velocità, sotto la via della seta, hanno comprato in Gabon e a Gibuti 3 porti, 2 porti al Pireo, vengono su e non vengono nel Mediterraneo, che è il centro del mondo, hanno spostato tutto il resto, perché il centro del mondo diventa poi l'Adriatico, diventa Venezia, o diventa Trieste, o diventa la Slovenia, dove la Slovenia, gli spedizionieri, gli fa una visita doganale così, e gli sdogana le merci in 2 minuti, 2 ore, 3 ore, vieni a Genova, vieni qua, vieni nei porti siciliani, la dogana fa delle cose come da legge, però un camion viene sdoganato in 2-3 settimane, noi a Genova un camion per arrivare a Milano ci mette 3 settimane, da Rotterdam 6 ore. Cosa sta succedendo di questo paese? Non puoi mettere i dazi, sono flussi di informazioni, flussi di persone, flussi di energia, flussi. Allora controllare i flussi, guardarli e capire che tipo di flussi. Oggi, fra 10 anni, 10, domani, 50% dei lavori conosciuti spariranno. Saranno sostituiti? Boh,
la Banca d'Inghilterra dice che ci saranno 15 milioni di disoccupati in più. 15 milioni di disoccupati in più. Siamo preparati? Che tipo di... Lavoriamo sempre 40 ore alla settimana? 40 ore alla settimana? Ma è incredibile, è incredibile! 40 ore a settimana, dovremmo consumare meno merci, meno materie prime, meno energia e meno lavoro. I bambini, sono 20 anni che diciamo queste cose, 30, dal 68 meno lavoro per tutti, sembrano slogan così da coglioni, ma in fondo poi le situazioni sono quelle, il lavoro ce lo dobbiamo dividere, se c'è, e poi c'è la tua vita. Se allora il 50% dei lavori saranno di creatività, chi avrà un reddito potrà esprimere la sua creatività, e non è vero che se uno ha un reddito non fa più un cazzo, non è vero, hanno fatto un sacco di interviste a persone che fanno dei lavori di volontariato perché gli piace quel lavoro lì, uno può anche farlo per bene il suo lavoro, che gli piace anche se fa lo spazzino, lo può far bene, ma non avresti il ricatto del lavoro, il lavoro. Saresti messo al centro la tua dignità e sceglierti le cose. I cinesi stanno scoprendo delle cose. Noi facciamo ancora l'acciaio, loro stanno scoprendo la seta. La seta ha più resistenza dell'acciaio, ha più resistenza del titanio. Il titanio viene fatto a 1200 gradi con l'acido solforico. Il titanio lo mettiamo nelle lamette da barba, usa e getta, sei lamette in una lametta, in un rasoio da barba. Usa e getta e lo butti via. Sei lamette, come si chiama la ditta che li fa? La Gillette. Allora, io sono profondamente incazzato e amareggiato che mi si dica che un rasoio usa e getta della Gillette è il meglio di un uomo. Se avessero detto che una crema depilatoria è il meglio di una donna, vi sareste incazzate come scimmie. Ma l'uomo no. Io non posso essere incazzato. È il meglio di un uomo è un rasoio con sei lame, sei di titanio, sei, perché la prima lama guarda il pelo. La seconda lo convince, vieni fuori, dai, no, che non ti faccio male. Il terzo ne taglia un pezzettino, ti ho fatto mica male? No, allora continuiamo col quarto. Il quarto lo radia un po', il quinto dice dai che ci siamo, e il sesto gli dà la decapitazione finale. E poi va via. E sapete quando va nella spazzatura? Dove va? O va in un inceneritore o in una discarica. E noi buttiamo via 250.000 tonnellate di titanio e di acciaio ogni anno nella spazzatura. I cinesi hanno detto, aspetta un po', siamo coglioni. Noi abbiamo la seta è molto più resistente dell'acciaio, dato che la seta era usata solo per il vestiario e adesso si è aperto il mercato invece al posto dell'acciaio, pensa un po', e anche in medicina la seta sta avendo un grande successo, una grande domanda. Cosa sta succedendo in Cina? Stiamo piantando migliaia, milioni di piante di gelso col baco da seta che scorreggia questo filamento a temperatura ambiente e fa un culo così a tutti i cazzo di altiforni a 1200 gradi. Allora, la bionica. Quando parliamo di economia circolare, basta guardarci attorno. Con i rifiuti dei ristoranti alimentari, con un fungo a temperatura ambiente, trasformi i rifiuti alimentari dei ristoranti di casa tua, con un fungo trasformi in acido polilattico e diventa bioplastica. Puoi fare i contenitori di plastica che poi si sciolgono in acqua, sono biodegradabili, con la temperatura ambiente. A temperatura ambiente, con i fondi del caffè che buttiamo via, puoi fare i funghi, dei funghi champignon. Noi invece mangiamo i funghi fatti col caffè. Con i fondi del caffè. Sono pieni di proteine. Noi invece non li facciamo coi fondi del caffè, buttiamo via il caffè e compriamo gli champignon fatti con letame di maiale pastorizzato, lo sapevate questo, no? È letame che importiamo dalla Polonia, dalla Romania, merda di maiale pastorizzato, e ci facciamo gli champignon che non hanno più proteine.
C'è qualcosa che non quadra, sì o no? Ve ne accorgete? Basta guardare, le più grandi invenzioni di questo secolo le hanno fatte per caso, dei curiosi. Uno svizzero, anni 50, uno svizzero, era svizzero, anni 50, passa per un bosco, gli si attacca un fiore. Svizzero tedesco. Cos'è? Ora un italiano normale dice, no, mecca, se n'è andato. Lui lo prende, lo guarda, dice, lo porta a casa. Un fiore di bandana, lo porta a casa, combinazione a un microscopio. Tutti abbiamo dei microscopi in casa e come vedi un coriandolo lo guarda che non si sa mai, ma lo svizzero non perde nulla. Lo guarda e vede che questo fiore di bandana ha degli uncini. Degli uncini che gli si aggrappa al tessuto e fa fatica a toglierli. Allora inventa una delle più grandi, straordinarie scoperte degli ultimi 100 anni, il velcro. Uno svizzero, per caso. Quante cose. L'ago per i diabetici l'hanno inventato, sottilissimo doppio, dalla proboscide delle zanzare, perché un altro svizzero tedesco ha preso una zanzara. O sono tedesco o sono giapponese, non c'è una zanzara. Hanno fatto quello. Scoperte meravigliose. Come mai al picchio non viene mal di testa? Cazzo, tutto il giorno lì. Come mai? Se l'hai chiesto a un giapponese? Ha messo a perdere tutta la famiglia. Dove sei stato? Ho guardato il picchio, non gli viene il mal di testa. Poi al picchio non gli viene il mal di testa perché ha un liquido dietro le orecchie che fa da ammortizzatore. Che cosa succede? Che il signor Toyota prende l'idea e fa le più belle sospensioni in campo automobilistico della storia dell'automobile. Dio mio, abbiamo i dissalatori, siamo senza acqua, col petrolio, col gas, i grandi dissalatori. Basta vedere il pinguino che beve l'acqua di mare. Come fa a bere l'acqua di mare il pinguino? Non ha bisogno di dissalatori, ha energia petrolifera. Ha due ghiandole dietro che desalinizza l'acqua. Quante cose ci sono che possiamo scoprire con una visione dell'economia in un altro modo? E invece noi andiamo in controtendenza, sempre in controtendenza, da questi fantasmi che ogni tanto appaiono. Siamo il primo paese al mondo come immatricolazioni di automobili a benzina e gasolio, il primo al mondo, e siamo agli ultimi posti come immatricolazione di auto elettriche. Oggi l'auto elettrica fa da accumulazione dell'energia, non serve neanche per spostarsi. Tesla ha capito che la sua macchina serve ad accumulare l'energia di notte. Cazzo, di notte la prendi dalla rete, perché di notte te la regalano, in Svizzera ti pagano se prendi l'energia di notte, hanno le centrali nucleari, la fanno, non possono spegnere e ti pagano se la prendi. Costa niente, riempi la batteria della tua macchina elettrica, poi magari non la usi la tua macchina elettrica, perché il 90% delle macchine va in ufficio, lasci ferma. Allora cosa fai? Ti riattacchi alla rete e vendi l'energia che hai accumulato di notte, che non hai pagato, la vendi quando c'è richiesta al triplo del costo e guadagni dei soldi pagandoti il leasing della macchina. Questo lo fanno a Copenaghen, lo fanno in Danimarca, lo fanno con la Nissan, e la tecnologia di questa cosa lo fa l'Enel, ma lo fa in Danimarca, non qui. Qui fa le centrali a carbone, capito? Capito perché dobbiamo amministrare questo paese, porca puttana! Devo calmare, ho detto di nuovo porca puttana, adesso Rete 4 farà di nuovo 3 puntate. Bene, questo è un mondo così, un mondo alla rovescia, un mondo dove i computer stanno sempre più veloci. In questo momento in Romania hanno una velocità di 1000 mega. Noi, l'esperto che dovrà passare alla digitalizzazione del sistema informatico dello Stato, è uno del PD preso dall'università, ha detto in televisione che noi entro 10 anni riusciremo a averne 100 mega. In 10 anni. La Romania ce n'ha 1000 adesso. Come facciamo a ragionare con queste persone?
Come facciamo? È una questione psicologica, neurologica, è una questione del cervello umano. Non riusciamo più a capire queste cose qua. Non riusciamo più a capire quello che esce da lì, perché non è più importante quello che esce da lì. Anche loro sono in imbarazzo, è il mio lavoro, è il mio lavoro, tutti è il mio lavoro, sono un giornalista, ma è un giornalista che si assuma una responsabilità. Non puoi avere un potere così senza responsabilità perché sei giornalista. Noi vogliamo solo, è una delle prime leggi che abbiamo detto, e se andiamo a governare il paese sarà quello di togliere tutti i finanziamenti pubblici a questi cazzo di giornali, va bene? Allora saranno il libero mercato, veramente, saranno finanziati dai loro lettori. Un'altra parolaccia, vabbè, per mettervi anche a vostro agio. Che minchia. Tengo la minchia profumata, mi ha detto uno. Cosa dico? No. Quindi, io sono venuto qua. Vengo ogni tanto, questa terra che rappresenta tutto e il contrario di tutto. Per dirvi che oggi il mondo sta cambiando. Oggi Tokyo, Londra, Abu Dhabi, Bangkok sono quartieri di una città, c'è una connessione che ti porta vicino. Quale Brexit? Continuiamo a parlare della Brexit, c'è la Gran Bretagna che esce dall'Europa, ma è Londra, il prossimo passo sarà Londra che esce dalla Gran Bretagna, e l'hanno già detto, la City c'ha l'80% delle università, l'80% del grano, dei soldi, delle banche, cosa se ne fanno? Possono prestare i soldi a Manchester, a Sheffield, gli prestano i soldi, non hanno bisogno di nessuno, sono le grandi città-stato, sono scomparsi gli imperi, sono scomparsi le nazioni, stanno scomparendo gli stati, rimarranno le città, ci stiamo andando verso un medioevo straordinario con le città-stato. E allora come fai? Come fai a non essere preoccupato, a non aver paura? L'unico ragionamento che puoi fare, perché non scoppino rivolte per fame e per mancata distribuzione della ricchezza, è lasciare una parte delle risorse là dove vengono prodotte. È l'unico modo. Questi sono concetti forti per un comico. Bene. Signori, io ho quasi finito il primo tempo, adesso passiamo al secondo, tanto non dovete andare in questa città qua. E non so che cosa dire, non so che cosa più dirvi, perché non mi sento neanche di chiedere insieme a lui di votare, perché non è neanche corretto, perché poi che cos'è il voto? Le parole, il voto. Il voto è nato con la Rivoluzione Francese, quando hanno cambiato i reali, le famiglie aristocratiche con un oligopolio di cittadini. Sono cambiati due poteri. Non potevano votare chi non pagava le tasse, non poteva votare uno su cinque, le donne non potevano votare. Hanno messo un'oligarchia lì al posto di quella che c'era prima. È nato così il voto. La democrazia si basa su questi valori. La democrazia si basa sul fatto che il 50% degli italiani se ne frega di questo paese. E allora prendi il 30% del 50% che ha votato, e il 30% del 50% e il 15%. Vai a votare con la maggioranza minoritaria? Che tipo di cosa è questo? Il voto? La democrazia? La democrazia è un ferro di cavallo che ti appendi alla porta e speri che ogni tanto funzioni. Che cos'è? Ci sono altre forme per far venire fuori i cittadini? Cazzo, ma ci sono altre forme? Allora si potrebbe sorteggiare, a sorteggio? Perché no? Sarebbe meglio del voto, selezioniamo le persone in base all'attività, all'età, nord, sud, la fascia di ricchezza, poveri, ricchi, ci mettiamo un campione di tutte queste persone e poi chiediamo, vuoi occuparti per 2 anni, 3 anni della tua città, della tua regione, del tuo Parlamento? Vuoi occuparti? Sei stato selezionato. Ti chiediamo questa domanda, ce la fai? Ce la fai? Perché non dovrebbe farcela? È il sistema che adottano per scegliere le giurie. Se sei in grado di dare del gastolo a qualcuno, sei anche in grado di gestire una cazzo di comune come questo. Va bene? È un'ipotesi, dobbiamo sognare, ragazzi, dobbiamo averci una... Io, se vinciamo le elezioni, faremo una cosa meravigliosa. Metteremo uno zero
davanti all'anno in cui vinceremo. 2017 vinciamo, ma non dobbiamo vincere col 40%. Con 40% io mi sento perdente. Noi dobbiamo vincere minimo col 5-60, perché noi questo potere di cambiare ce l'abbiamo, dando il potere alle persone di non essere invisibili. Abbiamo una piccola piattaforma, siate curiosi, andate a vedere, se poi non vi piace, non vi piace, ma una piattaforma che ti dà, parlo di Rousseau, ti dà la possibilità di entrare in una legge, ti dà la possibilità, a te che mi stai guardando di una certa età, cosa hai fatto nella vita? Lei è all'altezza di venire a casa mia, padre. No, no, di quel col cappello, cosa hai fatto tu? Sì, di lavoro, cosa? Cosa hai fatto? Scusa, fammi finire. Hai lavorato al telefono. Per quanti anni? 36 anni al telefono. Facciamo una legge sulla telefonia. Lui si collega, oppure, ma è semplice, con un click. Allora, lui non potrebbe dire qualcosa sulla telefonia che ci ha lavorato 36 anni? Magari facciamo una legge con delle cazzate dentro e lui può dire: guardate che io l'ho fatto 36 anni, si fa così, doppino in quella maniera lì. Sarebbe anche un modo che il tuo lavoro per 35 anni non scompaia del tutto quando te ne andrai al creatore più lontano possibile, e lascerai un segno nel posto dove sei nato, cresciuto e lavorato. È una meraviglia questo. Puoi fare una legge. Se hai voglia, puoi fare una legge, i nostri portavoce te la portano col tuo nome, la vagliamo, se è valida, la proponiamo e si fa con la tua. Puoi entrare a votare per il presidente, per il presidente della regione, per il comune, per i sindaci, per qualsiasi cosa, da casa tua. Da casa tua. Questa è la grande rivoluzione, non abbiamo più bisogno di spostarci, di fare convegni, di fare sedi, partiti. Abbiamo aperto una via che non c'era, non c'è neanche come giurisprudenza. Stiamo inventandoci una giurisprudenza, perché un movimento con un non statuto che è lì dentro, abbiamo delle difficoltà, perché stiamo aprendo una via, perché quello che fa testa è il codice civile del 1930. Noi dovremmo, per fare qualsiasi decisione, fare il congresso con i delegati come in partiti. Non lo facciamo perché non siamo partiti e non vogliamo fare congressi fisici, li facciamo in rete. Questa legge che stiamo proponendo sarà votata da tutti i nostri iscritti, non da me e non da loro, da tutti i nostri iscritti. Qualsiasi decisione sarà presa sulla legge elettorale. Bilancio partecipante, quando tu avrai gli strumenti, quando voi avete gli strumenti da casa per poter bypassare qualsiasi tipo di intermediazione. Questo è un concetto di democrazia e di libertà. Quando voi avrete gli strumenti, il Movimento 5 Stelle se ne andrà a casa. Non avrà più senso, perché voi sarete diventati lo Stato italiano. Grazie a tutti. Grazie. Venite su chi ha parlato, venite in sfida. Fanno delle battaglie, sì, ragazzi, bagheria. Ma vi rendete conto con minacce, con frasi subito, questa mafietta che c'è sempre, non c'è, fa finta di non esserci, invece c'è, queste frasette dette così, lo sappiamo a Roma cosa succede, che è la superfetazione di tutta la merda galattica a Roma. Sappiamo cos'è, sappiamo cosa stanno soffrendo quelle persone lì, e nonostante tutto incendi agli automezzi, la città che è 5 volte Parigi, che adesso sta pulendosi, le buche non ci sono più, stanno lavorando bene, hanno riassettato tutte le partecipate, non si mangia più a Roma, è un miracolo, cazzo! E allora non facciamo niente di straordinario, ma l'informazione depista, l'informazione ti dice che se c'è qualcosa è colpa di questo, è colpa di quell'altro, mai! Bene, signori, io vi lascio, sono felice perché abbiamo i sindaci, abbiamo fatto un sacco di belle cose, la mobilità anche gratuita degli autobus. No, l'ultima parola dipende che parola, se è una brutta parola mi dice. Allora, hai detto una parola magica, chi ha perso il lavoro e ha 4 figli cosa si deve fare? È quello che abbiamo messo al centro del nostro programma, è che tu non lo segui. Allora, se hai 4 figli...
figli e hai perso il lavoro, hai diritto a un reddito di cittadinanza che è pari a 1470 euro, perché hai quattro figli, almeno non muori. E nel mentre ti diamo questi soldi, facciamo un percorso insieme, magari c'è un lavoretto che lo puoi fare. E allora ti senti vivo, ti senti detto e non sei più invisibile, porca puttana! Intanto un saluto ovviamente ai ragazzi della Wind 3 Venditi, 900 famiglie in mezzo alla strada. Un grande saluto a tutti voi. Purtroppo questo è un altro degli effetti di questa globalizzazione folle. Una brevissima solo riflessione. Noi l'11 siamo a votare. Abbiamo una sfida, perché tu non lo so se lo sai, Beppe, ma abbiamo contro 2000 candidati. Si sono candidati 2000 cittadini. Sapete benissimo, 7 liste da una parte, 7 liste dall'altra. Questo non è un voto per un'idea, per un progetto. Questo è un voto per l'amico, questo è un voto per il cliente, questo è il voto per il familiare. A questo voi cittadini potete scegliere di opporvi. Avete la possibilità di scegliere un progetto, non delle persone, anche, ma le persone vengono dietro un progetto che è un progetto collettivo, fatto ovviamente da 40 candidati, solo 40 candidati al Consiglio Comunale. Avete la possibilità di farlo, il voto libero potrà cambiare questa città. Grazie a tutti. Denuncia, però se mi minacciano una denuncia per danni morali, ma chi se ne frega, è un bel pezzo, ce lo sentiamo, ce lo cantiamo e paghiamo i diritti d'autore. Grazie a tutti. Vai, vai.